Nella puntata andata in onda ieri di Uomini e Donne si è scatenata una vera e propria lite tra Nicole Santinelli e Roberta Di Padua. Il pubblico social è pro Roberta, mentre qualcuno sta dalla parte di Nicole. E tu da che parte stai? Ma vediamo nei dettagli che cosa è realmente accaduto in studio. Tra Roberta e la nuova tronista, si sa, la tensione è alle stelle e alla conduttrice sembra non dispiacere. Infatti, è proprio Maria De Filippi a chiedere a Roberta di esporre il suo punto di vista per quanto riguarda Nicole e si ritrova così al centro studio con Christian. L'astio tra le due parti, tra i primi istanti di questo trono, dal momento in cui Roberta ha espresso il suo interesse per il corteggiatore di Nicole, Andrea. Quest'ultimo però non ha mai voluto conoscere Roberta nemmeno per un ballo, mentre Nicole non ha mai visto bene l'intromissione di Roberta e in esterna più volte l'ha fatto notare anche ai suoi corteggiatori, tanto che in studio si sono accese varie liti tra di loro ed ecco che anche ieri si accende un durissimo scontro dove Roberta Di Padua non trattiene la sua furia, un momento che tiene vivo l'interesse dei telespettatori che si schierano da entrambe le parti. Gli interventi di Roberta infatti tengono vivo questo trono di Nicole, che non sta appassionando tantissimo il pubblico a casa. Roberta usa parole molto pesanti e senza paura contro Nicole, tipo sei incontentabile, tu fai tutto allo stesso modo, sempre uguale, dice, esci fuori per quello che sei, afferma la Di Padua, che ovviamente non le manda a dire. Poi Nicole le fa una specie di minaccia dicendo a Roberta di vedersi fuori così da spiegare bene le cose. La dama non sente inizialmente questa provocazione e Maria gliela fa immediatamente notare e così Roberta risponde. Sei una fregna moscia, se ci vediamo fuori te lo spiego bene io, Maria rivolgendosi alla conduttrice, ma questa mi viene a dire che ci vediamo fuori, vuol dire che sei una fregna, persona fisicamente molto attraente, moscia. E tu da che parte stai, Roberta o Nicole? Scrivilo nei commenti, lascia il mio like e iscriviti al mio canale.